Il 17 settembre del 2006, Sua Beatitudine il Cardinale Ignaz Moussa Daoud, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ha presieduto l'Eucaristia nella festa della Impressione delle Stigmate di San Francesco. Padre Pio è molto amato e venerato nelle Chiese Orientali, ha detto. La canonizzazione del santo ha voluto dare un incremento alla vita cristiana, indicando alla Chiesa universale la sua esemplarità. Amici di San Giovanni Rotondo, con quanta solennità lo festeggerete. Siete infatti i testimoni delle grandi cose che il Signore ha compiuto in lui e dell'incontenibile afflusso dei suoi devoti pellegrini. Sono molto lieto di portare la voce dell'Oriente cattolico in lode di Padre Pio, molto amato e venerato nelle chiese orientali. Sono figlio della chiesa Sira di Antiochia, nato in Siria, dove ho svolto il ministero di sacerdote e di vescovo. Per lunghi anni sono stato vescovo in Egitto, prima dell'elezione a patriarca avvenuta in Libano, dove pure ero stato da seminarista e sacerdote. Ovunque la devozione per Padre Pio è molto grande e convinta. Con quanta soddisfazione sono state salutate la sua beatificazione e la canonizzazione anche in Oriente. Il compianto Papa Giovanni Paolo II mi ha poi chiamato a Roma come prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali e poco dopo la nomina cardinalizia sono venuto pellegrino a San Giovanni Rotondo. Rendo grazie al Signore anche per avermi concesso di assistere in piazza San Pietro all'indimenticabile canonizzazione il 16 maggio 2002. Ricordo le memorabili parole pronunciate allora dal servo di Dio Giovanni Paolo II, con la voce segnata dalla sofferenza, ad onore della Santissima Trinità, per l'esaltazione della fede cattolica e l'incremento della vita cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e nostra, dichiariamo e definiamo santo il beato Pio di Pietrelcina e lo iscriviamo nell'albo dei santi. E stabiliamo che in tutta la Chiesa egli sia devotamente onorato tra i santi. Ed è proprio sulle tre motivazioni contenute nella formula di canonizzazione che vorrei soffermarmi in questa breve esortazione, ossia la glorificazione della Santissima Trinità, l'esaltazione della fede cattolica, l'incremento della vita cristiana. Difatti, l'umile Padre Pio è stato dichiarato santo a gloria della Santissima Trinità ed era ben giusto perché la gloria di Dio fu la preoccupazione della sua intera vita. Ancora adolescente entrò nell'ordine dei frati cappuccini e iniziò la grande avventura dello Spirito Santo che lo travolse in una intensa vita religiosa e un servizio pastorale non comune, resi preziosi da tante prove e segni particolari concessi dal Signore.
Tra questi, le sacre stigmate che tanto lo avvicinarono a Gesù crocifisso, come era avvenuto per San Francesco d'Assisi. Strumento docile della Divina Provvidenza, in tutto seppe glorificare Dio. Figlio e Spirito Santo, in tutto ho detto, ma soprattutto egli ha reso gloria alla Trinità Santissima nell'adesione quotidiana a Gesù crocifisso. Anche oggi il mondo ha bisogno della croce del Signore Gesù, che si è abbassato sulle nostre infermità e sul nostro morire, e con il suo dolore salvifico ci ha riconquistati per sempre alla vita di Dio. Padre Pio fu testimone di quel venerdì santo senza il quale non c'è il mattino di Pasqua. Il suo corpo, oltre che l'anima, furono segnati dalla passione di Cristo, e per questo egli fu motivo di immensa speranza per tanti fratelli e sorelle sofferenti. Chi non accetta la via dell'amore crocifisso non pensa secondo Dio. Il nostro amato Padre Pio ha fatto sua la fede di Pietro, la fede della Chiesa, aderendo ai pastori della Chiesa anche nell'ora della grave incomprensione. Ogni giorno ha preso la croce del rinnegamento di sé, accettando di perdere la propria vita a motivo di Cristo e del suo Vangelo. Questo umile frate è stato anche proclamato santo ad esaltazione della fede cattolica. Sì, cari amici, perché la grandezza di Padre Pio si trova nella sua fede. Coltiviamo anche noi, per sua intercessione e con ogni nostro sforzo, il dono della fede. È la luce che in ogni tenebra della vita e della storia ci riconduce a Cristo Signore, che è la nostra vera casa. La fede che in questo tempo sembra indebolirsi e spegnersi va invece custodita e sviluppata attraverso la preghiera, la vita sacramentale e la carità spirituale e materiale. Come fece Padre Pio, la carità verso i malati nell'anima, che curava nel confessionale, dedicando lunghe ore per riportarli alla misericordia di Dio, e la carità verso i malati nel corpo, di cui è emblema la casa sollievo della sofferenza. Egli teneva ben presente le parole di San Giacomo: la fede senza le opere è morta. La canonizzazione, infine, ha voluto dare incremento alla vita cristiana, indicando Padre Pio nella sua esemplarità alla Chiesa universale. Anche noi siamo venuti sulle sue orme a San Giovanni Rotondo. Ci siamo ispirati alla sua fede e alla sua carità. Ora dobbiamo implorare la conversione a decremento della vita cristiana. Ora dobbiamo decidere il ritorno a Dio con il sacramento del perdono e la fedeltà alla messa domenicale. Sì, conversione alla fede e alla carità personale, familiare e sociale. In questi luoghi il cuore sente conforto e serenità. Non fermiamoci però ai sentimenti che vanno e vengono. Ci vuole un proposito deciso nell'intimo della coscienza
davanti al Signore. La Santa Madre Addolorata, tanto venerata dal nostro Santo, ci ottenga dal Signore Gesù di gloriarci della Santa Croce, vivendo nella Chiesa come testimoni credibili. E tutto sia a gloria di Dio e per la nostra salvezza, al nostro Dio che glorifichiamo nei Suoi Santi, chiediamo anche la sospirata pace per i nostri cuori e per il mondo, specialmente per l'Oriente, da dove è partito l'annuncio del suo Vangelo.